Modri posso dire. È il momento dell'Italia qui al Palamaggetti, ben ritrovati, 69esima edizione del trofeo Lido delle Rose, Italia contro Russia, maglia azzurra tradizionale per la formazione di Pino Sacripanti, maglia bianca, non credo che sarà questa la maglia definitiva con cui si presenterà all'Europeo, l'Europeo che dall'8 al 20 si disputerà, 8 al 20 di luglio, si disputerà in Grecia, con l'Italia che esordirà proprio l'8 luglio con la Repubblica Ceca, poi il 9 luglio giocherà con la Turchia, il 10 con la Croazia, il 12 chiuderemo il girone di qualificazione contro il Montenegro, girone non facilissimo, quello dell'Italia di Sacripanti, di Toro Pirantozzi e Marota agli arbitri, palla a 2. Il primo possesso Russia con il numero 78 in possesso di palla, Annaev. 9 minuti e 50, palla recuperata già dalla difesa dell'Italia che porta avanti palla con il numero 10 Bossi, palla in angolo per Simone Fontecchio, fa il suo esordio in questo torneo, Simone figlio di Daniele Fontecchio, campione di atletica e Malipomiglio, campionissima di pallacanestro, ovviamente anche nipote d'arte, il nonno Vittorio Pomiglio giocò il torneo Lido delle Rose nel 1957, Simone gioca con la Virtus Granarolo Bologna in Serie A1, giocato molto bene quest'anno, di lui si dice ovviamente il meglio possibile, classe 95 in 2 metri. Palla recuperata e schiacciata di Kulagin. I primi 2 punti della partita sono della Russia. 8.50 da giocare, attacco Italia, prende posizione molto bene a canestro Francesco Candussi, subisce fallo dalla difesa della Russia, rimessa in zona di attacco Italia con Fontecchio che si incarica di rimettere il pallone in gioco, riesce a servire Candussi, quindi possesso palla la Quintana, palleggio, arresto e scarico in angolo per il tentativo da 3 punti che non va, c'è una spinta al rimbalzo del numero 20 Candussi, il tiro, l'errore era di Stefano Bossi, classe 94, una guardia di 1,88 m, ha giocato a Trapani nell'ultima stagione, rimessa effettuata già dalla Russia con il 26 Kulagin che cerca di servire un compagno, ha capito tutto la Quintana che va al recupero, buona questa pressione sulla rimessa dalla linea di fondo della nazionale, Candussi l'uno contro uno, subisce fallo a mio modo di vedere, e così è, fallo del numero 72 Desiatnikov, 2,20 m, in lunetta Francesco Candussi, 2,11 m da Trieste, a segno con il primo Candussi, due su due e 2-2 il punteggio qui al Palamaggetti, 8,20 m da giocare, c'è fallo subito fischiato a Simone Fontecchio, questo esordio oggi Simone perché ieri c'era qui a Roseto ma era con l'Apollo in abiti borghesi visto che era rientrato da Bologna dove ha sostenuto gli esami di maturità e quindi Sacripanti lo ha tenuto ieri a riposo, ha fatto turnover, di fatto oggi giocano anche gli atleti che non hanno giocato ieri, in un gruppo di 24 persone dovrà ridurlo a 12 Pino Sacripanti, è chiaro che non è facile sull'errore da 3 punti del numero 70 Babushkin, il contropiede dell'Italia, l'errore di Fontecchio ma tiene il pallone in vita la Quintana, 14 secondi per chiudere l'azione perché il pallone non ha toccato il ferro, fallo su la Quintana, il fallo credo sia del
numero 78 probabilmente. No, il fallo è già il secondo fallo del 2,20 m in campo, vale a dire Desiatnikov, Andrei Desiatnikov, nato il 4 maggio del 94, 2,20 m di altezza, segno con il primo tiro libero Tommaso La Quintana. Uno su due, 3-2 Italia. Sette minuti e mezzo da giocare in questo primo quarto. Grecia che comanda la classifica del torneo. Tanto Russia che è tornata avanti 4-3, a punteggio pieno. La Grecia, se l'Italia dovesse vincere questa sera, domani di fatto le due partite risulterebbero una finale terzo e quarto e una finale primo e secondo posto. Ci auguriamo ovviamente anche per lo spettacolo che possa essere così, non ce ne vogliano gli amici russi. In lunetta il numero 59 Stanislav Ilnitsky. A segno con il primo. Uno su due anche per il Nischi. 5-3. In favore della Russia. Russia che ora commette fallo. 6 minuti e 51 da giocare, rimessa in zona d'attacco Italia, si incarica di rimettere il pallone in campo a Stefano Bossi, effettuato all'indirizzo di Simone Fontecchio, inizia l'azione di avvicinamento a canestro, muove bene il perno, anzi tiene bene fisso il perno ma non riesce a scaricare in angolo per un compagno come avrebbe voluto, ha capito tutto la difesa della Russia che si è adeguata, ora c'è fallo sul ribaltamento di fronte del numero 15 Landi, è il primo fallo di Aristide Landi. 2,02 ala della Fortitudo Bologna. Uno contro uno di Kanigin, l'errore di Kanigin, Igor Kanigin. La Quintana chiede palle, riceve Candussi, rapidissimo a muoversi sul perno, Landi ci prova da tre punti, non va, il rimbalzo è conquistato dal numero 50 Kanigin, porta avanti palla la Russia, l'uno contro uno, ultimo tocco è proprio del giocatore in possesso palla, Kulagin, e palla recuperata dall'Italia, 3 Italia, 5 Russia, 6-11 da giocare. Russia che ieri sera ha perso dalla Grecia nella partita inaugurale, l'Italia ha battuto la Polonia, Grecia che si è ripetuta questa sera battendo la Polonia. Quindi a punteggio pieno dal poste alto, molto alto, mette a segno due punti Candussi, è il quarto della sua partita. 5-5, 5 minuti e 47, pronto per l'Italia Niccolò Basile ad entrare sul parquet, non ha giocato ieri sera. Play 95 di Forlì, passi. Passi in partenza, curiosità per vedere all'opera anche quegli atleti che ieri sera non sono stati utilizzati da Sacripanti, ora richiama in panchina Tommy La Quintana, in campo c'è Basile. 5:35 da giocare in questo primo quarto, 5-5, punteggio basso, si segna poco, 4 dei 5 punti dell'Italia sono di Candussi e un tiro libero di La Quintana. Si incarta e si va a chiudere nell'angolo Landi, contropiede molto ben gestito dalla Russia che però sbaglia. Ultimo tiro, fallo del numero 20 Francesco Candussi, molto bello però il contropiede con una sorta di treccia di quelle che si fanno in allenamento. E ci saranno due tiri liberi per Alexei Babushkin. A segno con il primo Babushkin, terzo punto.
riporta avanti la Russia 6-5, pronto un cambio per l'Italia, 1-2, ma l'ultimo tocco premia giocatore russo, ancora resa in possesso di palla la formazione in maglia bianca. Finta il tiro da tre punti Isnitsky, poi ci ripensa, 5 secondi per andare al tiro, cerca di disorientare il proprio avversario diretto, poi c'è il fallo di Landi proprio mentre stava scadendo il tempo, fallo di Landi su Kulagin. Cambio, esce il numero 20 Candussi, entra il numero 18 Nicola Achele dalla Reyer Venezia, classe 95, 1,98 m, mentre Candussi è 2,11 m, abbassa in un certo senso il quintetto Sacripanti in lunetta Kulagin, a segno con il primo, terzo punto per Kulagin, settimo per la Russia. Assegno anche con il secondo, 4 punti per il giocatore con la maglia numero 26 che funge da playmaker, esce il numero 50 Kanigin, entra il numero 67 Nikita Kachenko. Fontecchio va l'uno contro uno, l'errore di Simone Fontecchio che ha 0 su 3 al tiro, non riesce a sbloccarsi ancora Simone. Poi la Russia rimbalzo sull'errore, ma sbaglia due volte, rimbalzo definitivo di Achele, in qualche modo riesce a servire un compagno, supera la linea di metà campo Basile, buono il cambio di lato per il tiro da tre punti di Stefano Bossi, prima tripla della partita, è azzurra, porta la firma di Stefano Bossi, 8-8, parità a 4 minuti e 6 secondi dal termine del primo quarto. Intanto anche questa sera io ho gli angeli custodi ai miei fianchi, Fabio Dalamonti e Alex Petrilli, li sto facendo lavorare perché vedo uno che sta completando un montaggio, Alex, Fabio che sta per cosa che finisce conseggiando su Facebook, quindi appena possibile li coinvolgo su, anche su questa partita di questa sera, anche perché strada facendo il torneo si fa sempre più interessante, abbiamo un po' smaltito anche la delusione dell'Italia di calcio che ha perso con il Costa Rica e quindi questa sera vi promettiamo che parleremo solo di pallacanestro, anche per dimenticare, dopo ci sbronzeremo anche per dimenticare. Kachenko sbaglia dalla lunetta ma resta in attacco la Russia che sembra in questa prima fase più potente a rimbalzo, è chiaro che l'uscita di Candussi e vado subito da Fabio Talamonti ha abbassato il quintetto per l'Italia, è sì molto atletico Achele ma 2-11 di Candussi, probabilmente con una Russia così strutturata fisicamente fanno più comodo sotto canestro. Una buona serata a tutti quelli che ci stanno ascoltando su www.itv.tv. Probabilmente sì, con Candussi, Candussi per mantenere la fisicità, straripante fisicità russa, che veramente sono veramente enormi lì sotto, fanno veramente paura a guardarli da vicino. Achele è molto più mobile rispetto al giocatore veneziano, però Sacripanti ne sa molte più di noi, ha messo ora anche Marini. Il ragazzo scuola Montepaschisiana che ieri non era a disposizione, vediamo un po' come andrà a finire. Comunque l'Italia anche ieri è partita un po' così 2-2 intanto dalla lunetta per il Nischi, 10-8 Russia, ne vedremo molti di nuovi questa sera, Basile, Bossi, il già citato Marini, Fontecchio, insomma avremo occasione di vedere chi non ha giocato ieri sera in campo. Ci prova da tre punti, Basile non va ma recupera il rimbalzo rapidissimo Marco Cucco ed è Basile in possesso palla. Cucco perché gioca a due con Achele ma difende molto bene la Russia in questa prima fase, perde palla l'Italia.
rischia l'infrazione di passi ma riesce a tenere il contatto, poi Fontecchio commette fallo. Time out, credo chiamato da Pino Sacripanti. 8 per l'Italia, 10 per la Russia, caratterizzato dal punteggio basso questo primo quarto. Anche ieri sera a fine partita, torno da Fabio Talamonti, parlando con Stefano, con Pino Sacripanti, abbiamo parlato di questo avvio lento dell'Italia. Anche ieri sera con la Polonia ha sofferto nel primo quarto, ha sofferto anche nel secondo, è uscita la distanza, segno che comunque questi 10 giorni, queste 2 settimane a Roseto dal punto di vista del fondo stanno funzionando, perché l'Italia è una squadra che esce alla distanza. Esce alla distanza, come ho detto già prima, nella gara di ieri è uscita brillantemente la distanza, soprattutto nel terzo quarto, nel terzo parziale. Grosso lavoro in queste 2 settimane, ma come giusto che sia, perché la preparazione, quello che sarà tra l'8 e il 20 luglio i campionati europei, quindi tra un mese, Silvio Parnava, l'abbiamo detto ieri, sta lavorando tantissimo sul fondo, e l'Italia comunque che è strutturata fisicamente, posso dirlo, non mi prendete per matto, ma forse anche un pochino meglio fisicamente rispetto allo scorso, anno, forse un po' meno talentuosa, ma i ragazzi ci sono e si faranno valere probabilmente anche a Creta. È chiaro, ti riferisce anche alle assenze importanti di Imbrodi, Tessitori, ieri sera l'abbiamo detto a Sacripanti, ha detto non ci pensiamo più a chi non c'è, perché tanto non li avremo purtroppo per via di infortuni gravi che hanno tolto dalla possibilità di rotazione di Sacripanti, dei giocatori molto talentuosi. Come diceva Fabio, forse un pizzico in meno di talento, ma sicuramente è una squadra che dal punto di vista fisico, atletico e della preparazione non ha nulla da invidiare all'Italia, che ha vinto l'anno scorso il campionato europeo, medaglia d'oro venendo da un bronzo e da un argento in precedenza, quindi Sacripanti ha completato il podio. Speriamo che quest'anno si fermi sull'oro e quindi tenga l'asticella molto alta. 8-11 dopo l'1-2 dalla lunetta di Serdar Annaev. 8 Italia, 11 per la Russia, 2.35 da giocare. Cincischia, scivola sul parquet Achele, poi rischia di perdere il pallone Leonardo Marini. Curiosi di vedere anche Leonardo Marini, questo 2,6 della Menzana Siena, classe 95, come Fontecchio. Fontecchio ancora va in panchina. Rimessa che verrà effettuata da Marco Cucco, subito una palla persa da Niccolò De Vico, palla che sfugge tra le mani, aveva un secondo per andare al tiro De Vico, probabilmente stava già pensando al tiro e non ha preso bene il pallone. Tant'è, palla persa o se preferite recuperata dalla Russia, con 2,18 sul cronometro e 3 punti di vantaggio per la formazione che attacca. Se posso fare un solo appunto alla Russia, è quello di presentarsi a un torneo prestigioso come Lido delle Rose con le magliette delle bancarelle. Tutte le nazionali hanno giocato con la divisa classica, e io credo che sia un modo, quando indossi la maglia da nazionale a un torneo internazionale, per me, ma io sono un idiota probabilmente, tu giochi con la maglia ufficiale, non con la maglia delle bancarelle, perché questa è la maglia è la double face d'allenamento. Probabilmente la stessa di ieri sera, quindi non so neanche se non mi fatto in tempo a lavarla, ma questa è una mia constatazione. Credo che sia una questione di rispetto, tu indossi la maglia del paese che rappresenti. Fabio, scusami questo mio infervorarmi, ma io la penso così. Sì, probabilmente sì, vediamo quanto è bello e pulito il completino dell'Italia, con un grande sponsor davanti, anche Grecia e Polonia avevano il completino ufficiale, ho visto anche un paio di sponsor tecnici sulle maglie. La Russia, che ricordiamolo, nei mondiali senior, nelle recenti Olimpiadi, hanno giocato con il completino rosso e bianco, quindi oggi blu e bianco, probabilmente è proprio quello di allenamento. Primi 2 punti di Nikita Kachenko, che sembra fisicamente razzente. Ha un fisico esplosivo questo Kachenko, non tanto altezza, perché l'altezza è 2,3 m, ma è una massa muscolare infinita. Palla recuperata da Basile, che però sbaglia da sotto, poi perde palla, vola in contropiede la Russia, ancora fa saltare molto bene il numero 12 Krejcetov, fa saltare il suo avversario diretto, va a firmare il massimo vantaggio Russia
sul 15-8 quando entriamo nell'ultimo minuto del primo quarto. Canestro buono, ed è un gran canestro questo di Marco Cucco. 10-15 con i primi due punti della partita di Marco Cucco, che avrà anche un tiro libero aggiuntivo. Mentre è pronto un cambio sulla panchina della Russia, entra con il numero 81 Yuri Pershin, con il numero 70 va in panchina Alexei Babushkin. Due tiri liberi per Marco Cucco, non trova il gioco da tre punti, resta a meno 5 l'Italia, 10-15, 50 secondi da giocare in questo primo quarto. Palla recuperata da Nicolò De Vico, poi cerca di servire Basile, rischia di perdere palla, anzi la perde, anzi no, perché si tuffa, e poi la fondata di Achele, Nicola Achele, per il 12-15. Andiamo Italia, stasera abbiamo già perso in Costa Rica, ragazzi, 29 secondi da giocare in questo primo quarto, due botte in una serata non ne teniamo, ve lo diciamo subito. Una la riusciamo a metabolizzare, Fabio, due no. Due probabilmente no, già era difficile a metabolizzare quella di l'Italia calcistica. Oggi l'Italia è partita un po' così così, si sta riprendendo pian pianino. Vi ho detto che la resistenza e il lavoro di fondo che ha fatto lo staff tecnico in queste settimane si fa sentire come. Infatti sta uscendo alla lunga l'Italia dopo il massimo svantaggio che ha preso un paio di minuti fa sul meno 8. Possesso con De Vico, palleggio, arresto, tiro alzando la parabola a corto, poi suona la sirena che decreta la fine del primo quarto. Alla prima sirena è avanti la Russia sull'Italia per 15-12 per l'Italia, due punti di Cucco, uno di La Quintana, tre di Bossi, due di Achele, quattro di Candussi. Per quanto riguarda la Russia, uno di Annaev, tre di Babushkin, tre di Ilniski, due di Krechetov, quattro di Kulagin e due di Nikita Kachenko. Squadre già in campo per il secondo quarto, con l'Italia che ha tre punti da recuperare sulla Russia, 12 per la formazione in maglia azzurra, 15 per la formazione in maglia bianca. Con possesso Italia, già effettuata la rimessa da Marco Cucco all'indirizzo di Basile, eccolo Cucco in possesso palla, riceve Achele, Basile, Cucco prova a muovere la difesa con cambi di lato anche, poi va al sottomano, c'è fallo del numero 18 russo, fallo di Alexander Gankevich, classe 95 del CSKA Mosca, abbiamo detto che ha già giocato l'Eurolega Youth giovanile ovviamente.
cambio con Basile che torna in panchina. In campo c'è il numero 9 Alessandro Procacci, altro giocatore che non abbiamo visto ieri sera, lui da Brescia, classe 94, un play. E anche lui, come De Vico, appena entrato, subito gli scappa una palla dalle mani. O eccesso di sudore nelle mani o nella palla, o magari si entra un po' freddi, ma è un eufemismo perché freddo non fa. Oggi finalmente una giornata estiva qui a Roseto, chissà se i ragazzi di Sacripanti e gli altri della Russia, della Grecia e della Polonia ne hanno approfittato per le nostre splendide spiagge. Si prova da tre punti ma c'è l'errore del numero 81 Pershin, però il rimbalzo è ancora dei russi con Kachenko che firma il quarto punto. Non fanno paura solo a guardarli, Fabio, questi sono proprio reattivi, sono proprio atletici. Sì, sono molto più reattivi rispetto ai nostri, rispetto agli italiani. È entrato Procacci poco fa, ieri è rimasto fuori dai 12. Procacci un classe 94, proviene dalla settore giovani della Monte Paschisiena. In questa stagione ha giocato, l'avevamo detto ieri, ha giocato molto poco a Brescia, però davanti aveva gente di un certo spessore come Fabio Di Bella, come Fulz, come Busciati, ed è normale giocare pochi minuti con questa gente di questo calibro. La Russia che sta avanti, andando avanti di 5, sempre sui 5-6 punti attraverso una difesa rocciosissima, ma è veramente difficile andare a canestro lì sotto con i russi che sono veramente veramente grossi. Fuori Cucco per l'Italia, dentro i Kanji, Iris Kanji, altro bel prospetto, un 2 metri che viene da 100, classe 94. Possesso di palla ancora, Procacci con lo scarico in angolo per doppio palleggio, infrazione di doppio palleggio di Kanji. Tutti quelli che entrano nella panchina fin qui comunque come prima cosa producono una palla persa, speriamo possa essere solo che benaugurante, nel senso che il primo errore lo fanno, dopo non sbagliano più. Anche i Kanji appena entrati in campo, infrazione di doppio palleggio, così De Vico palla persa e Procacci palla persa. Sull'errore al tiro di Kanijin, ma il rimbalzo è ancora dei russi. Moltissimi rimbalzi offensivi, soprattutto, credo che sia il sesto quello che ha appena conquistato la Russia contro i quattro dell'Italia. Anche l'Italia a rimbalzo offensivo sta andando molto e con successo. Rimessa in zona di attacco per la Russia, più 5 per la formazione allenata da Mikhail Mikhailov. Abbiamo parlato ieri di questo personaggio che ha giocato anche contro Roseto qui al Palamaggetti vincendo, lui giocava con Udine nella stagione 2002-2003, la gara di ritorno vinse Udine di 9 qui a Roseto, per lui ci furono 8 punti e 4 rimbalzi in 19 minuti di utilizzo. Parla ancora qualche parola di italiano Mikhailov. Palla persa dall'Italia, recuperata dalla Russia che prova l'uno contro uno, c'è cioè il fallo della difesa, credo sia del numero 4 Leonardo Marini, no, il numero 8 Kanji, Iris Kanji, pronto ad entrare sul parquet Stefano Bossi. Per lui un ritorno sul parquet, Bossi ha all'attivo l'unica tripla della partita, esce Achele, abbassa il quintetto ora Sacripanti con tre piccoli veri in campo. Buono l'aiuto, forse con un possibile fallo, non a giudizio degli arbitri, quindi hanno ragione loro. Va al tiro lo scadere dei 24 la Russia, ancora un errore, ancora un rimbalzo offensivo della formazione in maglia bianca, rimbalzo questa volta è Bilnischi. Andrea Lunetta con due tiri liberi, fallo è degli azzurri, credo del numero 10 Bossi.
il Lunetta, Stanislav Ilniski, per lui 3 punti tutti dalla Lunetta, 3 su 4 nelle precedenti esibizioni, diventano 4 su 5, diventano 4 i suoi punti e diventano 6 punti di vantaggio della Russia, 18-12 con 7-0-2 sul cronometro, 2 su 2 ancora, 5 su 6 dalla Lunetta, 19 Russia, 12 Italia, 6-58 da giocare nel secondo quarto, i kanji per De Vico. De Vico va all'uno contro uno, scarica un ottimo pallone che non riesce però a trasformare in canestro Leonardo Marini. Ci saranno 2 tiri liberi per lui, il fallo subito dal numero 4 azzurro. Leonardo Marini, classe 1995, 2,06 m, gran bel fisico. Assegno dalla Lunetta col primo, 13 Italia, 19 Russia. Con il 2 su 2 di Marini per l'Italia, 19 per la Russia, ricordiamo anche lo staff italiano, oltre a Stefano Pino Sacripanti, Fabio Corbani, allenatore di Biella, quest'anno ha vinto la Coppa Italia, la Deco Gold, e poi Furio Steffè, allenatore storico, ha allenato anche in A1 a Trieste, team manager Paolo Leone, poi c'è il dottore Federico Casamassima, è importantissimo l'apporto di Silvio Barnabà, il preparatore atletico, come ha più volte sottolineato Fabio Talamonti, a dire la verità anche Alex Petrilli, loro che sono stati qui al palazzetto a vedere praticamente tutti gli allenamenti, hanno particolarmente apprezzato il lavoro di Silvio Barnabà sui muscoli di questi giocatori, che avranno un compito difficile perché l'europeo under 20 è di fatto di poco differente da un europeo senior, Fabio, perché questi sono giocatori già formati, già pronti per le prime squadre, e non è un caso che molti di loro ci giocano. Sì, probabilmente un sacco di ore dopo l'europeo andranno in moltissime squadre della massima serie, in tutti i migliori campionati italiani. Intanto ora Procacci con una bella palla ridà da De Vico, 2 punti facili, meno 3 Italia a 6 minuti al termine del secondo quarto. Dicevo, campionato in cui saranno tantissimi addetti ai lavori, tantissimi osservatori in quei 12 giorni a Creta, in Grecia, per vedere, per visionare, per osservare questi tra virgolette talenti dalle prospettive interessantissime, e l'Italia ne ha almeno oggi un paio, tra cui spiccano il nostro presidente, dico il nostro perché facciamo un elogio, perché è un giocatore che è dalle nostre parti, Simone Fontecchio. Erano anni che non si vedeva un buon giocatore dalle parti nostre del chilometraggio vicino a Roseto, oltre a Nicola Chele, di cui si parla un grande bene. Eh sì, chilometro zero, no? Va tanto di moda per il cibo, ma diciamo che Simone Fontecchio possiamo dire che è un giocatore chilometro zero per quanto ci riguarda, e con grande soddisfazione da parte nostra. A segno con entrambi i tiri liberi Maxim Pilaev, primi 2 punti per lui, più 5 ancora per la Russia, 21-16, 5 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, dunque all'intervallo. Fontecchio usa bene il perno, ma ormai si era chiuso, subisce la stoppata di Yuri Pershin, poi tocca la linea laterale prima di scaricare il pallone, a giudizio degli arbitri Stefano Bossi, quindi il possesso resta per la Russia, che ha anche 5 punti di vantaggio, 21-16. Fallo fischiato al numero 10 Bossi. Ricordiamo gli arbitri che sono di questa partita, che sono Di Toro, Pierantozzi e Marota. 2 tiri liberi per il numero 59 Stanislav Ilniski. Buono il primo, è una macchina dalla Lunetta questo Ilniski, 6 su 7 fin qui, tutti i punti
da tiro libero, 2 su 2 anche questa volta, 7 per lui che ha sbagliato un solo tiro libero, 7 su 8, è nuovamente più 7 per la Russia, 23 a 16, esce Bossi ed entra, torna in campo Tommaso Tommy La Quintana. C'è il fallo immediatamente sanzionato a Pilaev sul tentativo di uno contro uno di Alessandro Procacci. Rimessa in zona di attacco per l'Italia con Simone Fontecchio che si incarica di effettuarla. Serve Procacci. Tiene vivo il palleggio Procacci, sfrutta il blocco di Marini, poi si apre per il tiro da tre punti di Kanji, ma non trova il fondo della retina, palla recuperata dalla Russia, fa difficoltà, torna ad avere difficoltà in attacco l'Italia, 23 Russia, 16 Italia, 4-36, discreto il colpo d'occhio, considerato anche che per impegni proprio degli europei, per inizio degli europei, per scadenze imposte dal calendario FIBA, questo torneo è collocato in concomitanza con i mondiali di calcio. Sappiamo subito che ai noi viviamo in un'epoca football oriented, anche troppo per i nostri gusti, e quindi è apprezzabile la presenza sugli spalti sia della prima sera che di questa seconda serata, ovviamente per le partite dell'Italia. Il tiro da tre punti e il canestro di Il Nischi va in doppia cifra, 10 punti per lui, aveva segnato solo dalla lunetta, ha alzato la mano da tre punti e ha timbrato il cartellino anche da tre punti e manda in doppia cifra il vantaggio della sua squadra. Fallo sulla Quintana adesso, peccato, la palla era andata in angolo per il tiro di Candussi che aveva trovato il bersaglio grande. Tanto io e Fabio, dopo aver perso la Costa Rica, stiamo perdendo anche con Mosche e Zanzare qui. È una battaglia persa in partenza d'estate, in particolare qui dentro al Palasport, è veramente dura. La Quintana segna il primo tiro libero, il secondo punto della sua partita, anche l'altro era arrivato dalla linea della carità. 17 Italia, 26 Russia, 18 Italia, 26 Russia con il terzo punto di Tommy La Quintana. Giocatore che ha fatto il cambio anche a Basile, per intenderci, ma Basile è quello vero, non perché Nicolò Basile, suo compagno di squadra, non sia bravo, perché parliamo di Basile, ex capitano anche del Barcellona, giocatore della Fortitudo, giocatore che, della nazionale, che ha vinto tutto, quest'anno ha giocato a Capo d'Orlando insieme a un altro, tra virgolette, vecchio della pallacanestro italiano come Mattia Soragna, allenato da Pozzecco. C'era probabilmente fallo sulla Quintana, non per gli arbitri, resta in possesso palla Italia, la Quintana non va al tiro, va in penetrazione, scarica in angolo per i Kanji va alla penetrazione, ormai non si tira più. Aspetti sempre il controtempo, poi deve andare al tiro, alla fine che tiro prendi? Il tiro più forzato di quelli che potevi prendere, lo sbagli, il fallo di Kanji. Io sì, va bene seguire i giochi, va bene che siccome la difesa è in ritardo la puoi battere in palleggio, ma ormai il difensore quasi si aspetta che tu parti in palleggio, tira. Tantissime occasioni non sfruttate dagli italiani fino ad ora. La Russia non è che sta giocando meglio degli italiani, però è più presente sia mentalmente che fisicamente, soprattutto sotto canestro. Ricordiamo che le due squadre già sono in bonus, quindi tantissima intensità messa sul parquet, e l'Italia deve aggiustare un pochino la mira, soprattutto dai 6,75, una sola bomba, una sola tripla scoccata fino ad ora è quella di Stefano Bossi, tripla scoccata in contropiede nell'angolo, e l'Italia ora è sotto 10 punti e devo dire una Russia che merita nettamente il vantaggio. E stiamo aspettando anche che si sblocchi, è chiaro che credo sia anche un po' emozionato Stefano, Simone Fontecchio. Ah sì, senza dubbio, sono venuti, probabilmente c'è tutto il gota del basket abruzzese, probabilmente solo per lui, abbiamo visto la mamma, la signora Malipomiglio in tribuna a coccolarsi il figlio, tantissimi amici di Simone, in precedenza abbiamo rilasciato un'intervista su di lui, quindi riflettori nettamente su di lui,
ci diceva, scherzavamo prima con Simone, che era ancora un po' stordito dall'esame di maturità che ancora deve finire, quindi ci saranno altre occasioni per rifarsi. Comunque ancora 20 minuti, anzi 23 minuti, qui può succedere veramente di tutto. Gran movimento adesso di Francesco Candussi, lui sì che è un totem, 2,11 m, va servito dentro il pitturato perché sa trasformare in oro colato, vale a dire in due punti, un servizio con i tempi giusti. Fallo della difesa sul 20 Italia 28 Russia, 2,40 all'intervallo. 6 punti per Francesco Candussi, sicuramente il migliore come impatto in questa prima fase per gli azzurri. Giocatore che è un punto di riferimento non solo per le sue doti fisiche, per la sua altezza, 2,11 m ancora ve lo ricordo, ma anche per che ha mani dolcissime, l'abbiamo visto concludere in semigancio sia con la mano destra che con la sinistra. Tanto che c'è una testata o un... Mi sono colpiti Landi e un avversario, gli arbitri hanno interrotto il gioco, non credo che abbiano fischiato fallo, abbiano solo interrotto il gioco perché si era spaventato per l'urlo del giocatore russo che era andato a terra urlando. C'è cambio per la Russia, torna in campo il numero 67 Kachenko, esce il numero 50 Kanigin, entra in campo anche il numero 18 Gankevic ed esce il numero 59 Innischi, miglior realizzatore della partita fin qui con 10 punti, 9 lunghezze di ritardo per l'Italia. 2,35, bello l'assist di Procacci per l'azione possibile da 3 punti di Candussi. Canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Francesco Candussi, ha fatto tutto molto bene Alessandro Procacci che ha divorato il campo, assist per Candussi e come vi dicevo lui nel pitturato ha pochi rivali, va su, segna, subisce fallo, tiro libero aggiuntivo, torna in panchina Fontecchio, torna sul parquet numero 18 Achele, l'aggiuntivo di Candussi. Non va, rimbalzo il russo, 22 Italia 29 per la Russia che resta avanti dalla palla 2 iniziale praticamente. 2 minuti e 23, forse c'erano accompagnato del 61 Martinov. Questa volta sull'errore Candussi è più rapido al rimbalzo, poi stava quasi per perdere palla ma rapidissimo la Quintana. Landi, buono il cambio lato per la Quintana, palleggio, arresto, tiro, canestro di Tommy la Quintana che ha una esecuzione di una pulizia, Fabio, straripante, forse probabilmente l'atleta ora quest'oggi più talentuoso che ha a disposizione coach Sacripanti, ce ne parlava un gran bene, dicevo ieri Luca Bisconti in questa stagione ci ha giocato 2 anni fa al Cusbari e già era aveva in testa che avrebbe fatto il giocatore in futuro, ora prende un fallo di sfondamento, quindi fino ad ora solo parole d'elogio per il capelluto che somiglia a Peppe Poeta. E somiglia a Peppe Poeta anche quando prende sfondamento, lo diciamo con simpatia, Peppe è un amico anche se è stato avversario per noi che siamo qui a Roseto, visto che giocava a Teramo, rappresentava Teramo, ma è un ragazzo simpaticissimo e squisito, però nel prendere gli sfondamenti enfatizza come pochi. Ah sì, probabilmente ha ripreso non solo la capigliatura dal buon Peppe, napoletano puro sangue, quindi due uomini del sud che si somigliano in tutto e per tutto, probabilmente ha molto più tiro. Qui la Quintana, Poeta comunque giocatore navigato che ora sta facendo le fortune del Basconia Tauvitorri. In lunetta proprio Tommy la Quintana, 1 minuto e mezzo da giocare, 24 Italia 29, ora 25 Italia con il 6° punto di la Quintana. Vediamo se porterà l'Italia un possesso, così è. 2 su 2, 7 punti per la Quintana, l'Italia un possesso rientra dopo essere stata a meno 10, ora è 26-29, meno 3, 1 minuto e 23 secondi al termine del secondo quarto, fallo in attacco della Russia, ancora contro la Quintana, è veramente giocatore con una scaltrezza, un'intelligenza cestistica davvero superiore alla media.
Tommy La Quintana, 7 punti per lui fin qui in poco più di 8 minuti di impiego. Talento offensivo, e poi avete visto l'intelligenza assististica, si è conquistato gli ultimi due falli in attacco della Russia, tutti e due commessi ai danni di Tommaso Tommy La Quintana. Procacci riesce a entrare in possesso palla sulla pressione a tutto campo della Russia, 1:08, fallo in attacco, ora è di Landi, blocco irregolare, ha mandato per le vie di terra un avversario, l'ha proprio spalmato sul parquet. Parlo i danni del numero 26 Kulagin. Un minuto e 8 secondi, resta avanti la Russia e resta anche in possesso palla, l'Italia aveva recuperato il pallone, ma chi di fallo in attacco ferisce, di fallo in attacco perisce, nel senso che c'è stato fischiato un fallo in attacco nell'azione successiva al fallo subito dalla Quintana, sempre in attacco. Buona la chiusura di Achele, non è riuscito ad andare al tiro il numero 18 Gankevic, quindi palla recuperata dall'Italia, 52 secondi all'intervallo, punteggio basso, 26 Italia, 29 Russia, ma questo è il possesso della potenziale parità o comunque per ridurre ancora il divario. Ripetiamo, l'Italia ha dovuto rincorrere fino a 10 punti pagando soprattutto nel primo quarto, ma anche in avvio di secondo quarto, la forza fisica a rimbalzo della Russia che si è costruita molti secondi e terzi tiri. La Quintana, palleggio, arresto, tiro, canestro, 9 punti, diventa il miglior realizzatore dell'Italia superando Candussi con 8 della partita e il Nischi con 10 punti. Italia meno 1 a 17 secondi dalla fine. Tommy La Quintana si sta ergendo a protagonista di questa sfida con l'Italia che vuole sfidare la Grecia domani per il trofeo. Poi finisce a terra un giocatore russo sulla corsa che non è riuscito a frenare De Vico. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, è finito a terra Annaev, ma si rialza, quindi 9 decimi di secondo, quindi di fatto possiamo dire che questo è il parziale con cui si chiuderà il secondo quarto, quindi le squadre andranno negli spogliatoi per la boa di metà gara. Il punteggio vede l'Italia con 28 punti e la Russia con 32, a metà gara dunque l'Italia deve rincorrere sulla Russia, vedremo la reazione della formazione di Sacripanti, se sarà la fotocopia di ieri contro la Polonia quando ha rincorso per 20 minuti e dopo ha preso il largo, vedremo se anche oggi succederà questo. A metà gara vi ribadisco il parziale dal Palamagetti, Italia 28, Russia 32.
Squadre in campo dopo l'intervallo, si riparte con l'Italia all'inseguimento della Russia. 28 per la formazione azzurra, 31 per la Russia. Maglia azzurra tradizionale, ufficiale quella dell'Italia, con tanto di sponsor in bella mostra Edison. Maglia improponibile, improbabile quella della Russia. Mi può anche dichiarare guerra Putin, ma io la vedo come una questione di rispetto. Tu non giochi con la double face in un torneo internazionale la cui edizione è il numero 69. Intanto ancora a segno il Niski con il 12° punto della sua partita. Un rebus irrisolto fin qui per la difesa italiana, più 5 Russia, 33-28. Tommy La Quintana cerca di lavorare sul pick and roll di Marini, poi scarica in angolo per il tiro da tre punti che non va, di Nicola Achele. Riparte la Russia, fallo in attacco subito questa volta da Alessandro Procacci. Siamo bravi almeno in questo, perdiamo palla in attacco ma poi sappiamo recuperarla anche mettendo il petto sulla penetrazione degli avversari. 11-19 la situazione rimbalzi, nettamente 11-20 con il rimbalzo che la Russia ha preso nella prima azione di questo terzo quarto, quindi quasi il doppio praticamente dei rimbalzi conquistati dall'Italia, e anche lì la differenza. In molte di queste occasioni poi ci sono stati falli della difesa italiana e anche dalla lunetta la differenza è abbastanza consistente. 22 volte in lunetta è andata la Russia contro le 14 volte dell'Italia in una partita che fin qui vede la Russia avanti di 5. È un dato comunque su cui riflettere. Si asciuga il parquet nella zona di metà campo, proprio dove Alessandro Procacci è finito a terra. Rimessa Italia con Fontecchio che si incarica di effettuarla all'indirizzo di Procacci. Procacci vuole il blocco di Marini, ancora una volta il gioco a due, Marini forse va via un attimo prima. Marini, buono l'assist per Fontecchio, eccolo qui Simone Fontecchio, i primi due punti del ragazzo di Pescara, figlio d'arte, giocatore della Virtus Granarolo Bologna, giocato in A1 quest'anno. Fratello Luca credo che abbia giocato nel campionato di DNB quest'anno, in passato anche a Torino, anche lui nella Virtus. A segno intanto Babushkin con il 7° punto personale, sempre più 5, 35-30, 8-28. La Quintana per Fontecchio, dentro per Marini, tiro che batte sul primo e sul secondo ferro e non trova la strada della retina. Buona la difesa di Fontecchio ora che impedisce di andare a canestro a Canigin, deve tornare a ricostruire l'azione quasi dalla sua metà campo la Russia. 6 secondi per chiuderla questa azione, penetra troppo facilmente, poi il tap-in schiacciato di Canigin, non aveva segnato fino adesso, ha scelto un bel modo per mettersi in partita. Fabio, assolutamente, mi sono girato ridendo verso Alex, schiacciatissima proprio di Canigin, primi due punti per il lunghissimo della Russia che ieri è stato uno dei migliori nella sconfitta contro la Grecia. 37-30 Russia che è in attacco. 7-28 da giocare, pronto Landi a tornare sul parquet. Fallo della difesa. Fallo del numero 9 Procacci. Ed è pronto a tornare sul parquet anche Niccolò Basile. Basile a posto di Procacci, esce invece il numero 18 Achele, al suo posto Landi. Effettuata la rimessa dalla Russia, Russia più 7, fallo questa volta di Leonardo Marini. Cambio Russia, esce il numero 78 Annaev, entra in campo il numero 12 Krecetov.
37 Russia, 30 Italia, 7-23 da giocare nel terzo quarto. In attacco la formazione in maglia bianca. Recupera palla l'Italia ora con Basile, uno contro uno, ma gli chiude la porta di accesso al pitturato il proprio avversario diretto. Torna sui suoi passi, serve la Quintana, l'uno contro uno della Quintana, l'hesitation, poi il tentativo di tapini di Marini, la Quintana finisce col pallone in mano, scheggia il ferro, palla recuperata definitivamente dalla Russia che prova a correre, Fontecchio però difende bene, giù, sedere basso, gambe piegate. 6-40 più 7 Russia. Si era visto già ieri sera che la Russia è una buonissima squadra e sarà protagonista di sicuro anche agli europei. Passo indietro per il tiro da 3 punti del numero 26 Kulagin, sono 7 punti di Kulagin, nuovamente più 10 Russia, 40-30. Fabio, dove sono i meriti della Russia, dove cominciano i demeriti dell'Italia, se ce ne sono rispetto a ieri sera? Il strappo importante era quello della Russia, firmato con la Jim Kanigin, intanto ora stoppatissima, inchiodata di Simone Fontecchio su Kanigin, dicevamo più 10, massimo vantaggio toccato dalla squadra di Mikhailov, meritatissimo, difesa ancora rocciosissima quella della Russia, l'Italia ancora pecca un pochino, soprattutto dai fuori dei 6,75, una sola tripla fino alla scoccata dall'arco italiano, mentre la Russia gioca tantissimo lì sotto canestro, e quando va da fuori con il duo Kulagin Babushkin sono dolori. In attacco l'Italia, la Quintana ha servito Candussi che è tornato sul parquet, Landi, passaggio in angolo per il tentativo da 3 punti che ancora non va, Candussi però con questo rimbalzo, l'errore è stato di Basile, poi da Fontecchio alla Quintana, stoppatona di Fontecchio mentre parlavamo con Fabio, noi l'abbiamo vista da qui sotto, proprio è andato in cielo contro l'avversario che voleva schiacciare, ha detto no, questo non si fa, però si fa questo contropiede di Kulagin, punto numero 9 per lui, scappa via la Russia, più 12 ora, 42-30, 5-25 da giocare. Russia che con una eventuale vittoria larga può rimettersi anche in corsa per la vittoria al Lido delle Rose, al trofeo Lido delle Rose, perché? Perché incontrerà la Polonia che teoricamente, anzi è l'unica squadra tagliata fuori dalla vittoria finale, quindi sulla carta l'avversario più abbordabile nell'ultima giornata. L'Italia deve cercare assolutamente di vincere questa partita, o comunque se proprio non ce la fa a vincerla di perderla con lo scarto più piccolo possibile. Marco Cucco in possesso di palla, anche lui è tornato sul parquet, non ha praticamente precisione dal perimetro, Fontecchio stava per smentirmi ma sbaglia il tiro da 3 punti Simone, 42-30, 5 minuti al termine del terzo quarto, non si sblocca l'Italia, 30 per la formazione di Sacripanti, 42 per la Russia che sta giocando molto meglio rispetto a ieri sera. Ancora una gran penetrazione, questa volta sull'errore al tiro di Martinov, c'è il rimbalzo di Fontecchio, Landi, buona la penetrazione di Landi, il suo tiro sbagliato, ma va al tapin vincente a correggere con i primi 2 punti della sua partita, Aristide, Landi, 32 Italia, 42 Russia, meno 10, 4-29, vediamo se sfatiamo questo venerdì che non sembra essere una giornata meravigliosa per i colori azzurri, nel calcio l'Italia è stata battuta dal Costa Rica. Qui li stiamo prendendo dalla Russia, infrazione di passi ora della Russia in attacco. Qui la partita però è lunghissima, 4-15 da giocare nel terzo quarto, poi in un ultimo quarto di 10 minuti 10 effettivi, come nella pallacanestro, un gol ogni 24 secondi. Basile a portare avanti palla. La Russia difende con grande energia, devo dire. Guardate, arrestato il palleggio di Basile, non c'è linea di passaggio. Cucco viene anticipato, la Russia è dall'altra parte. Davvero grande attenzione, pressione sul portatore di palla e dopo appena arresta il palleggio, tutti i difensori sulle linee di passaggio.
Bravo adesso Basile, quasi al recupero che non si completa per un nulla. 8 secondi per chiudere l'azione, 3.47 per chiudere il quarto, 10 punti di vantaggio della formazione che è in attacco, che è la Russia, allenata da Mikhail Mikhailov. Il tocco di Marco Cucco, nuova rimessa in zona di attacco, 7 secondi sul cronometro dei 24. Fallo di Basile a giudizio degli arbitri. Rimessa in zona di attacco per la Russia. Non cambiamo sui blocchi, dice Sacripanti. Fontecchio arriva un attimo di ritardo per il tentativo da tre punti di Pershin che non va a buon fine. La prova ad attaccare in velocità l'Italia adesso, ma rientra la difesa della Russia. Landi da tre, ci prova, non va, ma si butta a rimbalzo, lo conquista, lotta Rissi De Landi, è il quarto punto della sua partita, bisogna metterla in caciara, come dicono a Roma. Assolutamente, Landi forse è quello che sta dando il maggior apporto offensivo in questo momento per l'Italia. Sbaglia tiro da tre punti, ma segue benissimo il rimbalzo ed è giocatore dalle doti sia atletiche che di talento offensivo di maggiore spicco. Ora l'Italia è meno 8, ma mancano 13 minuti a giocare, sono una marea di minuti in gergo cestistico. Fallo della difesa, fallo del numero 6 Marco Cucco, l'energia di Aristide Landi a cercare di far rientrare l'Italia dal gap, si era alzato fino a più 12 per la Russia, adesso sempre avanti la Russia, ma di 8, 42-34, 3 minuti secchi da giocare nel terzo quarto. Questa volta sbaglia il tiro la Russia, ma il rimbalzo è di Babushkin che poi va all'uno contro uno. Gran fisico questo Alexei Babushkin, 9 per lui. Classe 94, 1,97 m del Triumph Lubersky Moscow Region. Landi, Fontecchio, vuole uno contro uno, Fontecchio scarica per il bel taglio, quella palla torna fuori, Landi da tre, non va, non si sblocca l'Italia dall'arco dei 6,75, l'uno contro uno con fallo di Fontecchio sul numero 61 Martinov, manderà in lunetta l'avversario. Fontecchio cambio, proprio Fontecchio che ha commesso il quarto fallo, va in panchina, torna sul parquet Niccolò De Vico, esce anche il numero 50 russo Igor Kanigin, in campo torna Kachenko. Lunetta per Alexander Martinov, classe 95, gioca col Krasnie Krylia Samara. A segno con il primo punto della partita per Martinov. 1-2, 45 Russia, 34 Italia, rimbalzo di Candussi e pallone ora per Cucco, esce da un blocco ma subisce fallo Basile, subisce anche una pallonata che gli inavvertitamente gli tira a Cucco e voleva passargli palla, l'ha presa praticamente sul volto. Immediate le scuse e i sorrisi anche tra i due giocatori, i due compagni di squadra, i due amici. È una palla persa ancora da rimessa, qualche disattenzione sulle rimesse, Fabio. Sì, assolutamente, palle perse sanguinosissime quelli di Italia, infatti arrabbiatissimo coach Pino Sacripanti in panchina, non per niente soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto la prova offensiva, 34 punti appena segnati in 28 minuti, fanno veramente davvero male l'Italia, difensivamente fa quel che può, l'Italia comunque sotto sta soffrendo tantissimo con i vari Babushkin, Kanigin e Kulagin. Massimo vantaggio della partita ora per la Russia, più 13, 47-34 dopo il canestro di Gankevic. Marco Cucco da 3, se non sbaglio, vero? A riportare a meno 10,
con il quinto punto Marco Cucco, quinto punto della sua partita. Si sblocca l'Italia da 3 punti, la seconda tripla, la prima l'aveva messa a segno Stefano Bossi nel lontanissimo primo quarto. Fallo di ma niente, passi? Infrazione di passi, infrazione di passi di Kachenko, e mentre torna in campo al posto di Basile il numero 10 Stefano Bossi, vuole mettere bocche da fuoco sul perimetro Sacripanti. Fallo in attacco, ora fischiato a chi? Al 20 Candussi? Sì, al numero 20 Candussi, fallo in attacco, e il terzo fallo per Francesco Candussi. 47 Russia, 37 Italia, 1 minuto e 4 secondi da giocare nel terzo quarto. Manca tanto, ma è chiaro che bisogna mettere energia, come ha fatto adesso in difesa De Vico, perfezionando il recupero con il contributo di Cucco. In possesso di palla Bossi, ora sfrutta il blocco di Candussi, manda via l'avversario, scarica in angolo per il tiro da 3 che è corto, poi a rimbalzo si danno fastidio a 2 giocatori della Russia, palla che termina oltre la linea di fondo per la rimessa che sarà dell'Italia, con 40 secondi da giocare in questo terzo quarto, più 10 per chi difende. Candussi, finta il tiro da 3, poi passaggio consegnato nelle mani di Stefano Bossi, eccolo De Vico, arma la mano, tripla di Niccolò De Vico, è il quinto punto della sua partita. E da meno 13 a meno 7 in un amen, serve energia da una parte e precisione dall'altra, sembra facile a dirsi. Avevo detto prima, se si sbloccano dal perimetro alle 6:75 l'Italia è molto, anzi pericolosissima da fuori, mentre dentro l'area stanno banchettando veramente i vari Kecherov e Babushkin. Meno 9 con quest'ultimo possesso che è stato veramente di vitale importanza per l'Italia. E meno male che il tiro da 3 punti della Russia non è andato a buon fine. L'Italia chiude questo terzo quarto sul meno 9, 40 Italia, 49 Russia. Resta avanti ancora e dall'inizio della partita la formazione in maglia bianca, la Russia che sarà sicuramente, come di consueto, una delle protagoniste dell'Europeo. Lo ricordiamo ancora, comincerà l'8 luglio in Grecia l'Europeo, girone tosto quello dell'Italia, inserita nel gruppo C. Esordio l'8 luglio Repubblica Ceca contro Italia, poi il 9 luglio Italia-Turchia, il 10 luglio Croazia-Italia, l'11 luglio riposo per l'Italia, il 12 Italia-Montenegro per chiudere il girone eliminatorio. Risultato a un quarto dalla fine, quindi a 10 minuti dalla fine, Italia 40, Russia 49. Ultimo quarto che sta per iniziare con l'Italia in possesso palla, eseguita la rimessa da Landi per Bossi, 9 lunghezze da recuperare, 40-49 nella partita precedente, vittoria della Grecia sulla Polonia, Grecia che in testa alla classifica a punteggio pieno di questa 69esima edizione del trofeo Lido delle Rose.
domani avremo anche nella giornata conclusiva il minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Luigi Gigino Braccili, decano e maestro di tutti i giornalisti sportivi e non. E ci sarà anche un trofeo intitolato a Gigino Braccili, credo destinato all'MVP, ma lo chiederemo domani anche a Marco Aurelio. Oggi abbiamo lasciato lavorare il capo del comitato organizzatore, ma domani sicuramente lo coinvolgeremo per farci svelare qualcosa della premiazione, anche di quello che bolle in pentola a livello di organizzazione, visto che quest'anno la macchina organizzativa sembra non fermarsi mai. 1-2 dalla lunetta per Babushkin, va in doppia cifra, quota 10, il numero 70 russo, così come in doppia cifra è il vantaggio della Russia. 50-40, 9-15 da giocare in questa partita, e l'Italia deve cercare di vincere o di perdere con poco scarto, perché altrimenti domani poi diventa complicato. A segno Bossi, quinto punto della sua partita, Stefano Bossi. Giocato a Trapani, lui classe 94, una guardia di 1,88 m. Buona la difesa di Canduzzi, il rimbalzo di Landi, l'apertura per Bossi ancora, 42-50. Qualcuno più importante di noi ha detto qui si fa l'Italia, ma il tiro da tre punti di De Vico non ha buona sorte. E ora c'è il fallo sulla linea di metà campo a impedire la corsa alla formazione russa del numero 6 Marco Cucco. Rimessa in zona di attacco russa con il numero 61 Martinov. Buono Canduzzi, le mani sul cuoio, e poi commette fallo il giocatore numero 18 Gankevic. Ancora un accenno di diverbio, parliamo solo di diverbio perché fortunatamente non c'è mai stato alcun tipo di contatto. Fallo in attacco della Russia, palla recuperata dall'Italia, 42-50, molto bravo Canduzzi a mettere le mani sul cuoio. Viene richiamato in panchina Gankevic, che aveva avuto qualcosa da dire. Bravi anche gli allenatori, devo dire, a saper gestire tutti i momenti, tutte le fasi della partita. Mikhail Mikhailov ha immediatamente richiamato Gankevic in panchina, probabilmente non solo per l'errore, anche perché ha avuto quel battibecco, no? Sì, l'ultimo battibecco, brutta la palla persa di Gankevic, brutta la sua reazione verso Aristide Landi e Nicolò De Vico, subito intelligentissimo Mikhail Mikhailov, non lo scopriamo certo ora, giocatore dal passato illustre, toglie subito Gankevic. L'Italia che si sta facendo un pochino sotto rispetto alla terza frazione con Nicolò De Vico e Canduzzi, uomini in più in questo momento. Peccato, Bossi non va, ma Landi presentissimo a rimbalzo, Bossi ancora un errore di Bossi, due errori nella stessa azione, peccato, ci avrebbe riportato a meno 6, e invece torniamo a meno 10, con il canestro del numero 59, il Nischi, il 14° punto della sua partita. Ci ha fatto tanto male questo giocatore, soprattutto nei giochi a due, da tre ci prova, Cucco non va. Rimbalzo russo, 7:28, ci vuole pazienza, ci vuole anche un pizzico di fortuna che non stiamo avendo. Buono l'aiuto di Landi, recupero perfezionato da Canduzzi, Landi a chiudere, 6 punti di Aristide Landi, tanta energia per il giocatore della Fortitudo Bologna, 52-44, 7 minuti al termine della partita, un'eternità. C'è da costruire ancora questa partita, c'è da lavorarci su. Da 3 punti, però ogni volta devo dire che la risposta della Russia è una sentenza. Martinov non aveva segnato un solo canestro dal campo, alza la mano, da 3, tripla più 11. Sì, ma ho avuto già in due occasioni precedenti libertà di tirare, questa volta
il proverbio, il proverbio quello giusto, non c'è due senza tre. Primi tre punti per Alexei Martinov. Ora altro fallo della difesa italiana, la Russia che a 6:28 dal termine conduce di 11 punti. Ora rientra Simone Fontecchio, vorrà rimettere dentro i big sacripanti per questi ultimi minuti. Quattro falli Simone Fontecchio, sostituisce Landi che ha commesso il suo quarto fallo. Rimessa in zona di attacco Russia. Nazione russa che ha 11 punti di vantaggio, 55-44, fallo ancora della difesa. Credo fischiato al numero 20 Candussi, vediamo che fallo è questo di Candussi, quarto anche di Candussi. Landi 4, Candussi 4, Fontecchio 4. La situazione falli non aiuta ad essere ottimisti, ma vediamo. 6:21 da giocare, il tempo non manca, bravo Candussi, ancora una volta le mani sul pallone. Poi quasi un misunderstanding sull'asse Bossi-Cucco, il fallo questa volta è su Fontecchio che va in penetrazione. Rimessa in zona di attacco per l'Italia, 44 Italia, 55 Russia, 6 minuti 10 secondi al termine della partita. Bossi frutta il blocco di Candussi, è libero Fontecchio, ci prova da tre, non va. Gran passaggio questo schiacciato a terra, l'errore al tiro e poi la stoppata di De Vico su Canigin. Gran stoppata di De Vico su Canigin, in attacco l'Italia con Cucco. In angolo il pallone per Fontecchio, prova a far giocare Candussi, poi De Vico, torna sui suoi passi, Fontecchio ancora, 7 secondi per andare al tiro, scarica in angolo per Bossi, ma prima c'è stato il fallo ancora su Fontecchio. Tommy La Quintana in campo al posto di Marco Cucco. La Quintana fin qui 9 punti, 5 per Cucco, 5:27 da giocare, eccolo Bossi in possesso palla, ha ricevuto da De Vico, ancora De Vico, palleggio, arresto, scarico fuori per Bossi, Bossi ancora per De Vico, ci prova De Vico da 3, ancora nulla, ancora non va, è l'ultimo tocco di un giocatore con la maglia azzurra, ci stiamo provando con tutte le forze ma non va dentro un pallone che è uno. L'Italia 3 su 24 da 3 punti, Fabio. Sì, la fotografia della partita, 3 su 24 si fa difficilissimo ora vincere perché la Russia ha nettamente il pallino del gioco, sta giocando molto più sciolto rispetto alla nazionale oggi in canotta totalmente azzurra, già in bonus l'Italia e lunetta la Russia per accrescere ancora il vantaggio verso l'Italia. Intanto quinto fallo per Simone Fontecchio, torna sul parquet il numero 9 Alessandro Procacci, in lunetta per due tiri liberi Alexei Babushkin. 5 minuti 9 secondi al termine di questa partita, più 12 ora la Russia con l'undicesimo punto di Babushkin. Nessuno in doppia cifra per l'Italia, 2 in doppia cifra per la Russia che ora più 13, 12 punti per Babushkin, 14 per il Niski con Kulagin che di punti ne ha 9. Per l'Italia il miglior realizzatore è La Quintana con 9, Candussi ne ha 8. Ma tutti segnati nei primi 14-15 minuti di partita, poi di fatto si è fermato, ha dato un buon contributo in difesa ma in attacco lo hanno disinnescato, abbiamo capito ormai che non doveva ricevere nel pitturato e sono stati bravi. Brava proprio la difesa russa di coach Mikhailov, brava a imbastire questa trama tagliente verso tutte le bocche da fuoco italiane fino ad ora. Comunque mancano 5 minuti ma la strada si fa decisamente in salita per i colori azzurri. Eccolo Candussi, palleggio laterale, tiro sbagliato ancora, bruttissime percentuali di tiro, recupera palla la Russia,
ma bisogna difendere, perché ricordiamo che lo scarto è importante, perché a questo punto potrebbe profilarsi anche un arrivo di, se dovesse vincere la Russia, anche un arrivo di tre squadre a quota 4 punti, e a quel punto conterebbe il quoziente canestri, e quindi perdere di 13 potrebbe diventare letale per l'Italia. Ci dovrebbe essere la differenza canestri, sempre che l'Italia perdesse oggi andrebbe a vincere domani contro la Grecia, che la Grecia, ricordiamo, ha un punteggio pieno dato che ha battuto la Russia nel match di ieri, e quest'oggi ha rullato la Bologna dopo un primo tempo difficile, un secondo tempo ha messo in mostra un Diamantokas che per ora è il lungo più dominante del torneo. Time out, intanto Italia con 13 punti da recuperare. Noi ovviamente facciamo frasi ipotetiche grammaticalmente parlando, ma anche nella realtà, perché ovviamente se l'Italia perdesse questa partita, se domani la Russia poi battesse la Polonia e se l'Italia domani battesse la Grecia, a quel punto ci sarebbe un arrivo di tre squadre a 4 punti e entrerebbe in ballo la differenza canestri tra le tre squadre che sono arrivate a 4 punti, quindi esclusa la Polonia, a quel punto non conterebbe la vittoria dell'Italia, i punti, il scarto segnato dall'Italia contro la Polonia, ma conterebbe questo, che in questo momento è un meno 13 pesante. E quindi è chiaro che se la Polonia dovesse battere la Russia domani, l'Italia, la Grecia, servirebbe a 4 punti a testa con Grecia-Italia. Per la regola dello scontro diretto l'Italia andrebbe il primo posto. Comunque sono ragionamenti che ovviamente torti fa, come noi, che ovviamente a noi piace fare, ma che alla gente non nemmeno in mente di andare a pensare. Assolutamente. Intanto in lunetta per due tiri liberi Serdar Annaev, fin qui 3 punti per lui, sbaglia il primo personale, si resta sul più 13 Russia, 4 minuti e 36, il cronometro non è amico dell'Italia, pur consentendo ancora margini di speranza. 0 su 2 per Annaev, rimbalzo conquistato da Marini, che poi però deposita il pallone nelle mani di un giocatore russo. Scarsa attenzione in questo caso, Maxim Pilaev ringrazia e serve un compagno di squadra, c'è una chiazza di sudore per terra e sono preoccupatissimo che qualcuno ci possa finire sopra e scivolare. Purtroppo non ci sono i ragazzi scopettini. Quattro minuti al termine, 44-57, 7 secondi per chiudere l'azione, la Quintana, corto il suo tentativo di layup, poi recupera palla, non buono il canestro, passi di Tommaso La Quintana, passi sono in piedi sia Stefano Pino Sacripanti che Fabio Corbani, entrambi in disaccordo con questo fischio, disaccordo anche lo stesso La Quintana. Ma si sa che il fischio è quello che conta, c'è stato, passi, palla recuperata dalla Russia, canestro non buono. Siamo sempre a meno 13 con Annaev in possesso di palla, si arresta, serve dentro il 2 metri e 20 che subisce fallo, evidentissimo. Lunetta per due tiri liberi. Desiatnikov, Andrei Desiatnikov, classe 94, 2 metri e 20. Vediamo la mano com'è. Baglio il primo tiro libero. Uno su due per Desiatnikov. Più 14 Russia, 58-44. Tre minuti e 25, Bossi in angolo, il pallone per il canestro di Marini, quarto punto per Leonardo Marini. Meno 12 Italia, cerca di mettere pressione all'attacco russo l'Italia, 7 secondi per andare a tiro, 6, 5, non bisogna commettere fallo adesso, ed eccolo lì, pronto il fallo di Marini, quando mancava un solo secondo sul cronometro dei 24, fallo di Marini. È il quarto fallo anche per il numero 4 azzurro,
quarto fallo, manderà in lunetta per due tiri liberi Anna Ev alla ripresa del gioco dopo il time out, 2 minuti e 53. Nel leggere le statistiche si evince come questa sera il problema grosso dell'Italia sia stato proprio al tiro, 17 su 54 dal campo, di cui 3 su 24 da 3. E al rimbalzo 23 rimbalzi conquistati contro i 36 della Russia, la Russia che invece ha tirato con 17 su 36 dal campo. E anche la quantità di tiri liberi, 32 tiri liberi tirati dalla Russia contro i 14 tiri liberi tirati dall'Italia. Anche quello è un dato rilevante, ma ci sono volte in cui i numeri nella pallacanestro, che è uno sport anche di numeri, sono impietosi e raccontano la partita. Altre volte mentono, non bisogna sempre dare ascolto ai numeri e prenderli come se fossero Vangelo, però qualche volta, e questo è uno dei casi, raccontano di un'Italia che ha perso la lotta al rimbalzo, ha tirato molti meno tiri liberi, 18 in meno della Russia, e ha tirato malissimo, 3 su 24 da 3, il 12-11%. Anayev 1 su 2 dalla lunetta, 4 punti per lui, ora è a 59-46, meno 13 per l'Italia. La Quintana va a prendersi una stoppata, è andata proprio a cercarsela questa dal 2,20 m, era difficile tirare lì per chiunque, figuriamoci per un piccolo. 2 minuti e mezzo, l'Italia ora deve darsi un obiettivo, secondo me, in questi 2 minuti e mezzo, cercare di diminuire questo svantaggio ai minimi termini. Fallo di chi? Fallo in attacco del numero 72, Desiatnikov, e due tiri liberi per Niccolò De Vico. 2 minuti e 20 a disposizione dell'Italia per cercare di avvicinare quanto più possibile la Russia. È chiaro che il massimo sarebbe una rivoluzione copernicana, cioè vincere questa partita. Vaglia il primo tiro libero, Niccolò De Vico, si resta sul 59-46 per De Vico fin qui, 5 punti, 6 con il secondo tiro libero che va a segno. Cambio Russia, esce il 72 Desiatnikov, entra il numero 50 Kanigin. 2-20 alla fine, 12 lunghezze di vantaggio per la formazione che attacca. La Russia, come vedete, non prende il tiro, Pilaev l'avrebbe fatto shampoo i capelli il suo allenatore, perché andare al tiro rapido quando sei avanti di 12. A segno ancora dal campo il Nischi con il 16° punto della sua partita, MVP e miglior realizzatore di questa gara. Prova da 3 punti a risponderli e ci riesce adesso Stefano Bossi. Servono questi punti perché, come detto, avvicinano l'Italia a meno 11. Se proprio bisogna perdere, bisogna farlo con il minimo danno possibile in termini di scarto. Palla recuperata e poi fallo su Bossi, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Bossi, fallo del numero 59, il Nischi. Bossi in lunetta, 50 Italia, 61 Russia, 1 minuto e 34 al termine della gara. Ricordiamo ancora Grecia che è a punteggio pieno, 2 partite e 2 vittorie, Polonia che non ha vinto fin qui mai. E poi mancano, l'Italia a 2 punti, la Russia ne ha 0, se dovesse vincere la Russia, e ci sono 2 punti per l'Italia e 2 per la Russia. 2 su 2 per Bossi, che sale a quota 10, è l'unico italiano in doppia cifra con questo 2 su 2 dalla lunetta. Gli ultimi 5 punti consecutivi sono i suoi, riporta a meno 9 l'Italia, 61-52, minuto e 33. Attenzione perché la pallacanestro è lunga, minuto e 33 nella pallacanestro, si fa in tempo a diventare vecchi. La pressione dell'Italia a tutto campo, Anayev la supera avvalendosi del passaggio lungo.
Eccolo ancora in possesso di palla Anaev. Poi Valtiro, ma hanno la mano fatata ragazzi. Il Nischi chiude la partita, tripla, punto numero 19 della sua gara, 64-52. Mamma mia che serata per questo giocatore Stanislav Ilniski. Entriamo nell'ultimo minuto con l'Italia a meno 12, aveva costruito un piccolo parziale di 5-0 con Bossi, è arrivata una tripla di Ilniski a ricacciare indietro l'Italia, poi Bossi, Valtiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo, lotta come un leone Niccolò De Vico, si conquista il fallo, avrà due tiri liberi a disposizione. Andiamo, che bisogna cercare di chiudere la partita il più vicini possibile alla Russia. 46 secondi e mezzo, cambio Russia, torna sul parquet Gankevic ed esce uno straordinario Ilniski, 19 per lui, ma che partita ha giocato questo qui Ilniski, 19 punti, 5 su 8 dal campo, 2 su 3 da 3, 7 su 8 dalla lunetta, 7 rimbalzi, 2 assist e un recupero, e scusate se poco, 25 di valutazione. 2 su 2 per De Vico, 8 punti per lui, meno 10 Italia, time out. Il Nischi, Fabio Talamonti, che mi dici? A questo punto due punti che andrebbero e vanno quasi sicuramente alla Russia, la partita non è finita nel basket, mai dire mai. Ma 47 secondi, anzi 46 e 5 secondi al termine, meno 10 per l'Italia, si fa veramente difficile, peggio che scalare l'Everest. Su Ilniski, grande partita di questo giocatorino, ieri l'abbiamo visto contro la Grecia, non ha dato un grande apporto offensivo, però si è fatto sentire a rimbalzo, soprattutto difensivamente, tantissimo, mette tanta intensità sul parquet. La Russia, che con questi due punti domani, se dovesse vincere contro la Polonia, andrà a sfidare quindi la Grecia e l'Italia per il gradino più alto del podio. Eh sì, in palio c'è il trofeo più prestigioso d'Europa, vale a dire il Lido delle Rose, basta scorrere l'Albo d'Oro per avere le vertigini. Qui ha vinto anche il Maccabi Tel Aviv nel 2006. Maccabi Tel Aviv quest'anno per esempio ha vinto l'Eurolega, così, en passant. 46 secondi al termine, dopo il time out la Russia riparte dalla metà campo offensiva con questa rimessa. L'Italia mette pressione perché giustamente vuole cercare di limitare i danni. Molto bravo in difesa Procacci, ma Anneyev, devo dire che con la palla tra le mani è un furetto, molto bravo nel ball handling. Poi fa un po' il fenomeno andando fino in fondo a fare un numero, quando sei avanti di 10 fare queste cose. Non lo so, boh. Assegno con il primo tiro libero, Anaev, quinto punto della sua partita. 1 su 2 ancora, non un grande tiratore di liberi questo Anaev. È molto bravo soprattutto nel ball handling questo giocatore, forse passi, Chiuderà col pallone in mano quasi, perché la discrepanza è di 4 secondi la Russia. 54-65, abbiamo buttato via un pallone in attacco, poteva riportarci sotto la doppia cifra di svantaggio, così non è stato. Va al tiro da tre punti, questa volta sbaglia, poi l'ultimo tocco credo che sia di un giocatore russo. Il tiro sbagliato è stato di Gankevic, 5 secondi l'Italia per provare questo tiro, vediamo se lo prende la Quintana, finisce corto, vince la Russia. 65-54, sale a quota 2 punti in classifica, gli stessi dell'Italia. A punteggio c'è pieno, c'è la Grecia, domani ultima giornata del 69esimo torneo Lido delle Rose, alle 18 la prima partita, Polonia contro Russia, alle 20 la seconda partita, quella che chiuderà il torneo.
tra Italia e Grecia. A tutti da Giorgio Pomponi, ringraziando Fabio Talamonti e Alex Petrilli per il consueto apporto, anche se Alex questa sera l'abbiamo tenuto in ferie in naftalina. Ci sentiamo domani per le ultime due partite di questa edizione numero 69 del Lido delle Rose. Grazie e buonanotte a tutti.